La Lega è a Bari e in Italia per costruire. Abbiamo ottenuto 8 miliardi di taglio di tasse per tutti, lavoratori, pensionati, partite IVA, liberi professionisti. Abbiamo ottenuto 4 miliardi per tagliare le bollette della luce e del gas. Stiamo combattendo per ottenere un fondo per l'autismo e per le disabilità e la CGIL invece blocca il paese. Ecco, uno sciopero generale in un momento così delicato per l'Italia e gli italiani. È veramente contro il paese, contro il buonsenso, contro i lavoratori. Boccia così Matteo Salvini la piazza di CGIL UIL. A poca distanza il leader della Lega torna a Bari all'assemblea degli amministratori del Carroccio. C'è lo stato maggiore del partito, ma anche il sindaco di Nardò Pimellone, epicentro dell'ultima tornata delle amministrative. Eppure l'ex prima cittadina di Lecce, Adriana Poliportone, che non risparmia critiche al centrodestra pugliese. L'ex ministro degli interni parla di energia e del vertice su Ex Ilva della prossima settimana. Garantisce sull'unità della coalizione nella partita del Quirinale, ma guarda anche a Via Gentile e difende il lavoro del gruppo all'opposizione. Fa opposizione coerente ovunque. In passato diciamo che non sempre il centrodestra ha fatto la stessa opposizione, altrimenti le ultime elezioni non sarebbero andate così. Sullo sfondo le comunali che verranno, Salvini tratteggia scenari ma annuncia incontri già avvenuti a Taranto e non disdegna lo schema civico per la candidatura a primo cittadino. Diciamo che abbiamo incontrato persone di spessore che hanno voglia di mettersi a disposizione per la comunità di Taranto e proporrò al centrodestra di fare una scelta rapida, concreta, per tornare a governare questa splendida città che negli ultimi anni ha già vissuto problemi economici, ambientali e sanitari di suo e poi diciamo che la politica non ha aiutato.